Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per aprire insieme Musicat, ragazzi, che ci ha inviato gentilmente la Sbabam, che ringraziamo tantissimo. Parliamo di gattini musicali, ragazzi, sì, e non solo, si illuminano anche. Comunque, adesso vi spiego meglio come funzionano. Intanto vi dico che i gattini sono diversi e poi vi mostrerò meglio la checklist all'interno. E nulla, ogni gattino ha la propria nota e non solo, anche una melodia differente l'uno dagli altri. Ma componendo praticamente tutta la collezione potrete formare un vero e proprio, diciamo, piano, ecco, e suonare. Vi ricordo che con l'acquisto di un gattino, che costa 6,99 euro, vi spetta anche il magazine, che adesso vi mostro. È fatto in questo modo, suonare fa bene e qui spiega i diversi strumenti musicali. Poi gattini scatenati, una storiella. I BFF Best Friends Forever, ragazzi, li abbiamo aperti insieme in un video. E nulla, e qui iniziano invece i giochini già fatti dalla mia bimba, che sono a tema di strumenti musicali. E nulla, che carino! E nulla, ragazzi, questo è il magazine. Adesso direi di partire dal primo gattino. Ok, allora noi abbiamo qui Edith, ragazzi, e suona il Do. Devi aprire, vai amore, apri tu. Fai vedere un po' che cosa si. Sì, lì. Devi tirarle su così, guarda, così, vai. Un gattino. Ragazzi, all'interno le batterie, facciamo vedere il gattino. Che bello, è gommosino, troppo carino. E inoltre ha dentro anche questo foglietto con l'inno alla gioia, che è praticamente la melodia che suona la nostra Edith. Allora, noi abbiamo Edith. Come possiamo vedere, qui c'è anche la musica che poi suonano. E nulla, ragazzi, noi abbiamo Edith ed è troppo carina. Adesso le faremo suonare. Prima le mettiamo le batterie e poi la faremo suonare. Mostro come è fatto. Praticamente bisogna togliere qua, prendere un cacciavite, svitare e mettere le batterie. Cacciavite preso, adesso facciamo subito. Ok, ragazzi, batterie messe. Ok, praticamente mettendo questo verso l'alto, verso il visino, in poche parole, del nostro gattino, suonerà la nota singola, ovvero il nostro Do. Mentre se noi spostiamo tutto in giù, suonerà in questo caso l'inno alla gioia, ragazzi. Che la canzoncina, questo è il versino che fa. Troppo carino, ragazzi, bellissimo l'inno alla gioia, meraviglioso. E nulla, ragazzi, questa è la nostra Edith, è meravigliosa la canzoncina ed è meravigliosa anche lei, di questo colore fucsia e con la stellina sull'occhio, molto molto bella. Que voi non so se lo vedete, ma si illumina. Provo a spegnere la luce per farvi vedere l'effetto. Ragazzi, siamo al buio più totale, questo è l'effetto. Guardate che meraviglia. Meraviglioso. E nulla, ragazzi, questo è veramente un prodotto meraviglioso. Io lo adoro davvero. Ok, ragazzi, proseguiamo con Amy, che suona il Do alto. Ecco qui, allora noi ci siamo già portati avanti, abbiamo già montato le batterie e questo è il foglietto all'interno con la checklist, ecco la nostra Amy e nulla, lei suona un elefante. In su fa la nota singola, ovvero in questo caso il Do alto. La nostra Amy, che è meravigliosa con questa nota ed è rosa, rosa Barbie, sì, è meravigliosa e nulla, suona un elefante. Adesso suoneremo insieme. Ecco qui, questo è un elefante.
E nulla ragazzi, è meraviglioso anche lei, è forse tra tutti a livello di estetica è il mio preferito in assoluto, meraviglioso veramente, cioè sono tutti bellissimi ma lei proprio è una cosa dolcissima ragazzi. E nulla, io direi di proseguire col prossimo amore. Chi apriamo tra i due, quello verde o quello rosso? Ok ragazzi, allora apriamo questo rosso che è Phil, suona il si basso. E nulla ragazzi, adesso scopriremo anche la melodia. Ed ecco qui, batterie messe. Nulla, questo è il nostro Phil, bellissimo rosso con un quadrifoglio stampato nell'occhio, molto molto bello. Vediamo lui che cosa suona. Happy birthday ragazzi, buon compleanno, sono molto contenta, che bello. Ok ragazzi, vi faccio vedere ancora questo in su. Suona la nota singola, in questo caso il nostro si basso. E invece tutto in giù suonerà buon compleanno. Il nostro versino dopo la canzone, bellissimo, fantastico. Dopo alla fine del video vi faremo vedere come si illuminano tutti al buio, sarà bellissimo. Ragazzi è veramente meraviglioso e la melodia fantastica, quindi sappiate che lui suona appunto Happy Birthday. Nulla ragazzi, io direi di proseguire con l'ultimo nostro musicette, che è Jimmy. Verde, suona il fa basso e adesso lo scopriamo insieme, vediamo un po'. Ed ecco qua, questo è il nostro Jimmy che suona il fa basso. Adesso mettiamo subito le batterie. È verde e ha nell'occhietto chiuso stampato un pesciolino. E nulla, questo è il nostro Jimmy, suona il fa basso e adesso abbiamo messo le batterie, vediamo un po' il fa basso com'è. Tutto in su per sentire la nota singola. Ecco, questo è il fa basso. Ok, adesso tutto in giù per sentire la melodia, ma prima appunto vediamo che melodia suona il nostro Jimmy. Il nostro Jimmy suona When the Saints. Ok, sentiamo. Che bello ragazzi, meraviglioso, bellissima questa melodia, meravigliosa. E nulla, comunque seguite anche questo perché, come potete vedere, vi fa vedere la lunghezza delle note. Se io non conoscessi la canzone faccio le prime tre note corte e poi questa che è un po' più lunga, quindi capito? E quindi anche questo qua è molto utile. Ok ragazzi, adesso è giunto il momento di mettere qua tutti i nostri musicette e farli e provarli così a note singole. Quindi mettiamo tutti su per le note singole, dove sono gli altri? Sono già stati rubati. Ok ragazzi, sono tutti qui e nulla, adesso li proveremo a mo' di piano. Allora, tipo... carini. Ok, spegniamo la luce e vediamo un po' l'effetto. Ed ecco qua ragazzi, eccoci di nuovo nel buio, guardate l'effetto meraviglioso. Meraviglioso. Ed eccoci qui ragazzi, questi sono i nostri musicette, sono meravigliosi, meravigliosi a dire poco, veramente è un prodotto meraviglioso e non ho parole per la meravigliosità, credetemi, sono fantastici, alla mia bimba piacciono un mondo. Amore, gli sto dando pure i bacini. È tutto meraviglioso, dall'estetica, dall'inventiva, l'idea proprio delle note, dal fatto che suonano sia una nota singola e quindi
potete con la collezione formare una sorta di piano, sia dal fatto che ogni gattino ha la propria melodia, dal fatto che si illuminano. Io non ho parole, è un prodotto fantastico e ve lo straconsigliamo. E io spero che questo video vi sia piaciuto e nulla, fatemi sapere che cosa ne pensate e seguiteci su Instagram. Mi chiamo su Instagram MabiToys, andatemi a cercare lì e fatemi sapere che cosa ne pensate di questo prodotto. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i nostri prossimi video e nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!